Io, quando siamo arrivati? 6:30? 6:30 perché hanno detto che aprivano alle 6:30 fino alle 8. Invece da quando stavamo noi qua abbiamo visto da una ventina di biglietti. Non si sa se sono finiti o meno, se li stanno a stampa adesso, non so. Abbraccio comunque un pubblico molto vasto, eterogeneo, ma possiamo vedere dagli adolescenti fino a persone mature, insomma. Che è una storia interessante, molto, soprattutto ispirata alla realtà, quindi forse è quello che interessa maggiormente il pubblico, perché è appunto una storia vera e quindi il pubblico si appassiona. Sì, piacciono le storie violente di Roma, ecco perché si identificano, idealizzano questi personaggi. Gli attori sono molto bravi, la storia comunque è interessante, parla anche di fatti reali, un po' romanzati, però viene fuori una cosa fatta bene, insomma. Beh, siamo venuti a prendere verso 1:30 i numeretti, siamo organizzati e siamo riusciti a prenderli. Poi abbiamo scoperto che si potevano prendere prima, però non l'hanno pubblicizzato tanto. Le serie come i film di Moccia che sono ambientati a Roma piacciono ai romani perché ci si ritrovano le zone che conosciamo. Poi anche una serie violenta italiana rispetto ai film americani, finalmente una risposta italiana, gli attori sono bravi, ha avuto successo per questo. Piuttosto che andarmi a vedere un film di mafia ambientato in America, preferisco vedermi una cosa fatta in Italia, a Roma. Un ritorno al passato, la voglia di sapere quello che magari tanti anni fa succedeva a Roma. Chi non è abituato a leggere, chi non è appassionato della materia, secondo me non neanche era a conoscenza di determinati personaggi e di determinati eventi che hanno caratterizzato Roma in quegli anni. Fanno vedere la storia di Roma, quello che era. Comunque Roma è importantissima, quindi in un modo o nell'altro è importante. Poi le scene sono girate tutte a Roma, anche volendo il linguaggio che è, cioè il dialetto romano, cioè io almeno parlo per il mio, cioè a me piace molto. Io, diciamo, io sono stata una delle fortunate, quasi subito, insomma, però era dalle 4 che stavo qui a fare la fila, eh. Gli attori sono bravissimi, il tema è un tema attuale, sì. Avrà successo. È un telefilm con attori sconosciuti, questa è la cosa principale, è molto quindi reale, realistico e poi è una storia avvincente come già il libro prometteva, insomma. Secondo me è tutto partito dal film, comunque il film ha aperto un po' le porte a questa serie perché il film comunque ha avuto un grosso successo, io l'ho trovato un capolavoro di film dalla parte degli attori e tutto, però anche la storia insomma era bella. Quindi secondo me da quello ovviamente il successo che ha riscosso il film ha portato a fare tutto questo.